dedicata ad Aria Varfolomev, che è la vice campionessa del mondo, 137-200, 136-700 per la nostra Sofia Raffaeli e 135-050 per Stiliana Nikolova, Bulgaria. Esatto. Ed eccola chiamata sul terzo gradino del podio, la piccola ma grintosissima Stiliana Nikolova dalla Bulgaria, secondo posto per la nostra Sofia Raffaeli. Classificata, medaglia d'argento, Sofia Raffaeli. Un boato era. Un tifo quando si tratta delle nostre azzurre. Bellissimo, e un bel applauso per Daria Varfolomev, che ha davvero condotto una gara molto molto diciamo così, con un sacco di grinta, davvero ha fatto la gara della vita un po'. Sì, ha fatto una bellissima gara, si è completamente ripresa da, insomma, dal suo infortunio e periodo di stop. Bravissima Daria, sì, una bella gara, anche se chiaramente vorremmo sempre vedere Sofia sul primo gradino, però questo è lo sport. Eccola, lei è nata da una grande campionessa. Insomma, cioè, lei è la campionessa del, è la vice campionessa del mondo, la nostra Sofia è la campionessa del mondo in carica, dunque una gara tra titani davvero. Esatto. Ecco che la premiazione è conclusa, adesso addirittura è addirittura il presidente della federazione internazionale che premia il secondo posto, è riconosciuto da Gerardo Tecchi. Il secondo posto è del nostro presidente di ginnastica, il cavaliere Gerardo Tecchi, riconosciuto da Claudia Giordani, vicepresidente del Comitato Olimpico Nazionale Italiano. E Claudia Giordani, che lo dice, lo pronuncia la voce di Fabio Gaggioli, è il vicepresidente del Comitato regionale. Questo il podio, lo ripetiamo: Germania, Daria Varfolomev, medaglia d'oro, medaglia di bronzo per la nostra Sofia Raffaeli, scusate, medaglia d'argento, medaglia di bronzo, terzo posto per Stiliana Nikolova dalla Bulgaria. Sì, questo è il podio della tappa finale di Coppa del Mondo, signore, di ginnastica ritmica, signore, Milano 2023. Diciamo nessuno di nuovo, le tre che di solito se lo contendono sono salite sul podio. Esatto. We kindly ask you to stand up for the German national anthem. Sorridente, sì, anche Daria un po' emozionata, sì. Emozionata perché insomma non aveva mai vinto una World Cup quest'anno. E poi soprattutto in una gara così importante come il concorso generale, che poi ricordiamo che è la gara olimpica. E quindi, poi insomma, a casa della campionessa del mondo. A casa della campionessa del mondo, esatto, dici bene. Rimangono lì le autorità, perché adesso ci sono altre premiazioni